Allora domenica siete a cena da me. Wow. Sì, ti faccio, guarda, ti faccio i tortellini col brodo di pollo che ti piacciono tanto. Ah. Contenta? Che ti è successo? Pensavo fossi allergica alla famiglia. Sì, vabbè, ma non alla tua. Casomai alla mia se ne avessi una. Allora smettila di fare la ragazzina e trovati l'uomo giusto, no? Ma l'uomo giusto, ancora? Ma Silvana, l'uomo giusto non esiste. Guarda, è la classica illusione di noi donne. Ma per favore. E poi guarda, per stare con un uomo devi innamorarti dei suoi difetti. Ma figuriamoci sposarseli. Almeno provaci, no? Scusa, io con Franco come ho fatto? Beh, me lo sono sempre chiesto anch'io. Che fai, amore? Allora, bevo il caffè. No, aspetta, aspetta. Ho una bella sorpresa per te stamattina. Allora? Che? Sanguinaccio? No, è budino, no? Con cioccolata di prima qualità. Prima qualità, primo prezzo, al discount. La cioccolata la vendono lo stesso, a un prezzo molto... Le perle ai porci. Sai che ti dico? Strozzatici! Dai, basta, ho capito, smettila. Franco, dai, sul serio. Franco. Che ci hai messo dentro sto budino? Ho sentito scendere un bullone, un chiodo, una chiave inglese. Forse... Cos'era, un portachiavi? No, è che forse... Forse ho capito dove mi è caduto l'orecchino. Ah, ecco. Morirò traforato da un orecchino! Quegli orecchini me li aveva regalati Miki. Erano perle vere, anche di un certo valore. Tesoro, forse è più importante che tuo marito sia sano e salvo. O no? Sì, no. È che stavo pensando che adesso me li devo ricomprare identici. Domenica ci ha invitato a cena da lei e io li devo mettere. Quando ci vediamo io ho sempre i suoi orecchini. Tesoro, ma di che te li sei dimenticati qua a casa? No, non è da me. No, me li devo ricomprare e basta. Ricomprare, dai. Calma. Anzitutto c'è questo, no? Lo puoi usare uno così, da solo, singolo, fa moda. E l'altro tecnicamente non è andato perduto, voglio dire, lo custodisco io qua, no? E credo che la cena è domenica, credo che per quel giorno sarò in grado di restituirtelo. E come? Salterei i dettagli, però, vuol dire, è un'operazione antica come il mondo che... Cioè, aspetta, sì. Se ho capito bene. Tu vuoi che io e te adesso ci mettiamo qui ad aspettare che l'orecchino fuoriesca? No, insieme no, non ci mettiamo ad aspettare, soprattutto qua in cucina insieme. Aspetto io da solo dove sarà, quando sarà e l'orecchino... Oh, tesoro, se no prendi la trincia polli e apri tuo marito come polletto alla diavola e ti riprendi l'orecchino direttamente da qua. Su, forza, facciamola finita, dai. Abbi pazienza, ma come pensi che io me lo possa rimettere sapendo tutto il tragittino che ha fatto? Dai! Stelassa, sarà il nostro piccolo segreto. Ciao tesoro. Ciao amore. Che è sto odore? Pasta col broccolo. No, per me no, grazie. Hai esagerato con la purga. Peccato, perché poi ho fatto la crostata di prugne. Ecco, anche quella la salterei. Però Franco, tuo, una sorpresa per te. Amore, hai sposato un'ostrica. Wow. Torno da bambina? Schifo, no, vai via. Tesoro, è sterilizzato. Dai, l'ho sterilizzato accuratamente. No, lo tiro nella pasta con broccoli. No, la mia pasta no. Su, cioè... allora, dai, provalo. Fammi sto regalo. Dai, su. Poi guarda, ha perso tutta la sua lucentezza. Guarda, non sembrano neanche più uguali. Ma che c'è? Perché questo è l'effetto dei miei succhi gassi. Tesoro, c'è una potenza corrosiva. Io potrei digerire anche un volante di radica. Però tua sorella non se ne accorge. Poi c'ha i capelli sopra. Copri l'orecchino. Dai, ma quando se ne accorge? No, se ne accorge come? Dai, guarda come sono diversi. E va bene, mi hai convinto. Te lo porto dal gioielliere e lo faccio lucidare. Anche perché, dopo lo sforzo che ho fatto per ridarlo alla luce, lo sento un po' mio. Dai, lo sento una parte di me. Dai, smettila. Va via con quella roba.
Tesoro, sono stato al gioielliere. Ciao. Allora, mi ha detto che l'orecchino può tornare come nuovo, lo può lucidare. Ma mi ha sparato una cifra, gli ho detto scusi, a sto prezzo li ricompro direttamente nuovi. E quindi? E quindi? Me li hai ricomprati nuovi? Brava, ma te che? Colpo del genio, mi sono ingoiato pure l'altro orecchino. Te li restituisco, tutti e due un po' più opachi, ma perfettamente identici. Ma me vado a cambiare.